Il Tavagnacco centra la prima vittoria esterna del 2017. Le friulane sbancano Chieti, superando le abruzzesi per 6-2 grazie alle reti di Brumana, tripletta per lei, Sardu, Camporese e all'autorete di Innerhuber. Tre punti meritate per le friulane, che in questo modo tengono a distanza di sicurezza la zona play-out. Prima conclusione della partita al quarto, con Riboldi, che ci prova da fuori aria. All'11esimo il Tavagnacco passa grazie a un'autorete di Innerhuber, che devia nella sua porta un cross dalla sinistra di Clellan nel tentativo di anticipare Brumana. Passa un minuto e la scozzese trova la via del gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 15esimo raddoppio delle friulane, sempre con Brumana, che lanciata a rete si ritrova tu per tu con Vincenzi e non sbaglia. Al 21esimo Clellan parte sulla fascia sinistra, salta un avversario, si accentra e fa partire un tiro che sfiora l'incrocio. Al 22esimo ancora Tavagnacco pericoloso con Brumana, che tenta la sorpresa da fuori aria ma senza fortuna. Al 26esimo è Clellan a rendersi pericolosa, ma Vincenzi è attenta. Al 32esimo accorcia le distanze il Chieti con Carrozzi, che sfrutta un'indecisione in aria della difesa friulana. La squadra di casa ci crede e al 34esimo Giulia Di Camillo colpisce un incrocio dei pali da fuori aria. La rete sfiorata dal Chieti sveglia il Tavagnacco, che al 37esimo con Brumana sfiora il gol. Il capitano gialloblu è abile ad anticipare un retropassaggio di un difensore e a ritrovarsi sola davanti a Vincenzi, con la palla che però finisce a fil di palo. Al 40esimo terzo gol delle friulane con Sardu, al termine di un'azione solitaria. La ripresa si apre con un tiro di Marinelli che calcia dall'interno dell'area e sfiora il palo. Risponde al quinto Brumana con un tiro al volo, ma la palla termina alta. Al settimo doppia occasione per Del Stabile, che prima impegna Vincenzi da distanza ravvicinata, poi colpisce la traversa ribattendo la respinta del portiere. Al nono Brumana firma la doppietta personale, calciando da ferma dal limite dell'area e centrando l'angolino alla destra di Vincenzi. Al 17esimo occasionissima per Riboldi, che a due passi da Copetti spreca mandando alto. Al 26esimo tripletta di Brumana, che fissa il risultato sul 5-1 per la gialloblu, con una conclusione dal limite dell'area. Al 34esimo c'è ancora tempo per un altro gol del Chieti con Stivaletta, brava a crederci dopo una prima respinta di Copetti. Chiude la partita al 38esimo un gran gol di Camporese, che da fuori aria al volo non lascia scampo a Vincenzi. Il finale di partita è tutto di Sofia Del Stabile, subentrata a un'infortunata Sardu, che sbaglia in più occasioni il gol e non riesce appunto a trovare la via della rete. Ora il campionato si ferma per gli impegni della nazionale. Il Tavagnacco tornerà in campo il 22 aprile in casa contro la RS Roma.